Bentrovati alla mia rubrica Tu domandi, io rispondo, episodio 8. Oggi, grazie a una domanda che mi è pervenuta, parleremo di come leggere le chart. Voglio soltanto fare una piccola precisazione. L'ultima chart è una chart mosaico, però questa può essere anche scritta in maniera diversa, ma è sempre a discrezione sia del designer che del software che viene utilizzato per scrivere appunto le chart. Vi lascio subito il video e noi ci vediamo dopo. La prima cosa che dobbiamo sapere in assoluto è quella che noi andiamo a leggere ogni chart partendo dal basso per andare verso l'alto e poi da destra verso sinistra, per cui in modo totalmente opposto a come noi invece, per esempio, leggiamo un libro. Secondo passaggio importante è quello di andare a leggere, prima ancora di capire la chart, la sua leggenda, perché all'interno della leggenda sono indicati sia eventuali colori, cambio di colore, per esempio, da utilizzare, come in questo caso, perché io ho due colori, sia anche il tipo di lavorazione da eseguire. Per cui la leggenda qua mi dice che il quadratino, questo è il primo, significa bianco perché qua c'è scritto white. Il secondo, niche, per cui lavorazione a dritto. Il terzo ingloba un po' i due, variando semplicemente di colore, per cui è sempre un quadratino da lavorare a dritto, vedi qui il secondo quadrato, ma con il rosso. Allora, guardiamo la prima chart. La prima chart ha una numerazione che va da 1 verso 9, partendo da destra verso sinistra, e un altro da 1 verso 9, però che parte dal basso verso l'alto. Significa che con questa chart noi abbiamo una lavorazione in tondo perché partiamo sempre dallo stesso punto. E allora il primo ferro in questo caso richiede una lavorazione di 9 maglie a dritto con il bianco. Abbiamo finito questa lavorazione, per cui ci ritroviamo nuovamente qui. Secondo giro, 4 dritti sempre con il bianco, un dritto con il rosso, 4 dritti con il bianco. Terzo giro, 3 dritti con il bianco, 3 dritti con il rosso, 3 dritti con il bianco e così via. Per cui iniziamo sempre a leggere da destra verso sinistra, non c'è nessuna eccezione. Passiamo alla seconda chart, dove già abbiamo l'eccezione, perché vedendo la numerazione, quella in basso e quella in alto, entrambe partono da destra e vanno verso sinistra, per cui la numerazione, cioè i numeri aumentano progressivamente, sviluppandosi però da destra verso sinistra. Mentre invece partiamo sempre con il numero 1 in basso e il numero più grande è in alto, ma abbiamo qua dei numeri mancanti che invece ci ritroviamo dall'altra parte, per cui questa è una chart che richiede una lavorazione in ferri di andata e di ritorno. Allora, primo ferro, siamo sul davanti del lavoro. E andiamo a lavorare 9 dritti con il bianco. Al numero 2 capisco che sono sul rovescio del lavoro, che devo essere sul rovescio del lavoro, ma è pur vero che i simboli rappresentati non sono quelli che io devo andare a lavorare sul rovescio del lavoro, ma sono quelli che io devo avere sul davanti del lavoro. Per cui significa che se io sul davanti del lavoro
Devo avere quattro dritti con il bianco, un dritto con il rosso e nuovamente quattro dritti con il bianco. Sul rovescio del lavoro devo lavorare quattro rovesci con il bianco, un rovescio con il rosso, quattro rovesci con il bianco. E la stessa cosa vale per ferro numero 4, 6 e 8. Per cui quando io sono sul rovescio del lavoro, devo invertire i simboli. Il dritto lo devo andare a lavorare al rovescio, anche se qui non è disegnato. E questo vale sempre. Per cui facciamo attenzione quando noi ci ritroviamo con una lavorazione in linea, i simboli rappresentati sono sulla chart, sono sempre come noi dobbiamo andare a vedere il nostro lavoro una volta eseguito sul davanti del lavoro, di conseguenza dobbiamo avere l'accortezza di andarli a invertire nella loro lavorazione. Passiamo adesso a questa, che paradossalmente è molto più grande delle altre due, ma una volta lavorata ci darebbe esattamente lo stesso motivo che vediamo nella chart 1 e nella chart 2. Perché? Perché questa è una chart che riguarda una lavorazione a mosaico e lo capiamo dal fatto che noi abbiamo dei ferri di lavorazione ogni volta in coppia. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qui inizio dal ferro numero 1, dove vado a lavorare 9 dritti tutti con il bianco, torno indietro, ferro numero 2, devo lavorare con il secondo colore perché nel punto mosaico si lavora sempre ogni ferro con un colore diverso, due ferri di lavorazione, uno con il primo colore, il secondo con il secondo colore e equivalgono ad un unico ferro di lavorazione. Allora, qui abbiamo 4 maglie da passare con il filo dietro al lavoro, un dritto da lavorare con il rosso, 4 maglie da passare nuovamente con il filo dietro al lavoro. Ferro 3 siamo sul rovescio del lavoro e sono con il bianco, per cui lavoro 4 rovesci, passo la maglia successiva che qui vedo in rosso, 4 rovesci, torno indietro, sono adesso con il filo rosso e sono sempre sul rovescio del lavoro. Passo 3 maglie con il filo davanti al lavoro, lavoro 3 rovesci, passo 3 maglie con il filo davanti al lavoro. Ferro numero 5. Sono nuovamente sul davanti del lavoro e sono con il bianco, 3 dritti, 3 maglie passate con il filo dietro, 3 maglie a dritto. Ferro numero 6, sono con il rosso, 2 maglie passate col filo dietro, 5 maglie a dritto, 2 maglie passate con il filo dietro. Nella lettura di una chart bisogna stare attente in quanto la chart non fa la distinzione tra i punti da lavorare sul rovescio piuttosto che quelli a lavorare sul davanti. Cioè noi in una chart vediamo soltanto come deve essere visto il punto da lavorare sul davanti del nostro lavoro. Eccoci qui nuovamente tornate, spero di aver risposto alla curiosità di chi mi ha posto la domanda. Ci vediamo alla prossima, ciao!